preparare su questa rassegna Steals of Peace, quindi Everyday Life, che è la nuova edizione che quest'anno ospita l'Armenia, questo paese straordinario che grazie anche al contributo di questa rassegna abbiamo imparato a conoscere e di conseguenza ad amare. E abbiamo organizzato Fondazione Aria in collaborazione con i comuni di Atri, Pescara e Vasto, organizzato questa nuova edizione con 7 mostre d'arte contemporanea, di cui 3 sono qui ospitati dal Museo Corona, aperto proprio grazie a questa rassegna Steals of Peace, e poi ad Atri, dove le cisterne del Palazzo d'Acqua Viva e il Teatro Romano con Palazzo Cardinale Cicada ospitano altre 2 mostre. Qui al piano terreno abbiamo una mostra di fotografia di Giovanni Iovacchini, che è un fotografo pescarese, che nel 2018 ha fatto un tour, un giro in Armenia, ha documentato, ha fatto veramente un bel video reportage di questo territorio. E qui invece, sempre al piano terra, c'è una parte della mostra E l'angelo si è scordato di te, di Mariano Cipollini, che prevede sia, ospita sia opere pittoriche e scultoree di Juan del Prete, che è un artista del secolo scorso, collezione prestata dal Palazzo d'Avalos, quindi dal comune di Vasto, e piano di sopra il resto della mostra, il dialogo di Juan del Prete con 2 artisti armeni, Sonia Pagliano e Ian Gassian, e un fotografo sempre italiano, milanese, Gianluca Chiodi. Poi abbiamo una mostra di 4 fotografi armeni curata da Paolo Dell'Elce, nella sala a sinistra, sempre qui al primo piano. Abbiamo appunto inaugurato una serie di incontri con giovani artisti, pianisti, grazie alla collaborazione con un'eccellenza del territorio abruzzese, che è la Fabbrini, e questa sera è con noi Gabriele Castelli, che però lascerei introdurre da Eugenia Giacchetta, che ce lo presenta. Buonasera, buonasera. Io sono qui per parlare. Un catalogo interamente su Chopin, con la ballata numero 4 e la sonata numero 3, e vi parlerò un po' di lui. Lui si chiama Gabriele Castelli, è nato in America e, pensate, giovanissimo, solamente 22 anni. Ha avuto il suo primo debutto a soli 10, sia suonando il pianoforte, sia suonando il violino alla Boston Orchestra, Youth Orchestra. Da allora non ha smesso mai di suonare, ha fatto concerti a New York, a Boston, a Milano, Roma, ha partecipato a diversi festival sia in America che in Europa, e tra il 2018 e il 2021 ha vinto ben 3 premi: il premio Bettinelli per la migliore esecuzione di un brano di Bettinelli, il premio Martucci per la migliore esecuzione di un brano di Martucci, e nel 2018 il premio a New York. Ha vinto un premio molto importante a New York. E allora adesso vi lascio alla sua musica e buona serata a tutti. Thank you.
Thank you.
Thank you.